Ma buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Questa mattina siamo qua sulla statale che da Ovada porta verso Masone, Genova. E sto cercando un posto dove passare il weekend col mio cane in tranquillità, ecco. Ok ragazzi, adesso si riparte. Mi sono fermato un attimo per fare un paio di fotografie e adesso si riparte. E ora ci troviamo nella zona di Rossiglione, praticamente molto vicini a Masone, ecco. E via. Appena cercheremo, abbiamo trovato un posto dove posizionarci per passare questo weekend, ci risentiamo. Alla fine siamo arrivati qua al passo del Faiallo, rimane sulle colline ed è un posto veramente magnifico. E come potete vedere, guardate, è veramente veramente bello. Tutto quello che riuscite a vedere lì è nebbia, nuvole, nebbia, vedete le montagne? È spettacolare. E questo weekend lo passiamo qua. Tra l'altro qui vicino c'è anche un ex forte militare, si chiama Forte Geremia, è un ex forte militare in stato di abbandono, e se riesco dopo vi ci porto a vederlo. È un forte dove appunto ci hanno fatto prima e seconda guerra mondiale, era usato per difendere la città di Genova e le colline circostanti. Va bene, a dopo. Ok, guardate che panorama mozzafiato che c'ho, guardate, sulle colline, un panorama veramente stupendo, guardate, sembra di stare nel Far West, guardate, tra l'altro c'è un po' di vento. Dal microfono della telecamera, stupendo veramente. Ora vi porto per vedere ragazzi, vedete? Rifugio Forte Geremia. L'hanno costruito nel 1890 ed è un'altitudine di 816 metri. Siamo a 816 metri sul livello del mare. Vedete? Ci si addentra nel bosco per arrivare a questo ex forte militare ed è uno dei tanti forti militari che ci sono sulle alture di Genova. Ci sono ben 5 forti militari in tutta la zona di Genova, nelle alture. Questo è uno dei più grandi. Ok ragazzi, ci stiamo avvicinando al forte. Come potete vedere, quello laggiù in fondo
vi zoom un pochino, vedete il forte militare. E ora piano piano ci avviciniamo. Okay. Piano piano ci stiamo avvicinando. Come potete vedere c'è anche una casa completamente diroccata, tutto in stato d'abbandono, ma praticamente ci sono solo più le mura. Probabilmente anni addietro magari sarebbe stata appunto anche una casa o un vecchio fienile, non lo so. Comunque, vedete, poteva essere una casa o un vecchio fienile. Aia, vedete, tutta in stato d'abbandono. Ci sono solo più le mura circostanti. Va bene, continuiamo a scendere di qui, non manca tanto ed arriviamo al Forte Geremia. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo ai piedi del Forte Geremia. Vedete, c'è un pochino di strada da fare, ma ne vale la pena. Guardate che panorama, molto molto bello. È che sta tirando un vento pazzesco e fa veramente freddo. Ed eccoci qua, Forte Geremia. Eccoci qua. Guardate. Vedete? Qui probabilmente è dove venivano le sentinelle a fare la guardia. Chiaramente tutto chiuso, vedete? È chiuso. Guardiamo un po' quanti gradi siamo. Guardate, segna. Guardate, meno 4, meno 5. Non so se si riesce a vedere. Comunque, fa un freddo pazzesco. Panorama, praticamente siamo sulle colline, ci hanno fatto parecchie battaglie nei tempi della guerra, ora è completamente chiuso. Solo visitare da fuori, vedete, qui probabilmente c'è, vedete, tutta una strada, un corridoio che va dietro anche al forte, ma è tutto completamente chiuso. Non si può entrare. E va bene, ho lasciato i guanti in camper, non è stato il massimo, ma me li sono dimenticati nella fretta.
Comunque questo è il Forte Geremia. Chissà anche quanta gente c'è morta qua dentro, con le battaglie che hanno fatto, e gente francese, gente austriaca e tedesca che venivano qua, combattevano contro noi italiani e i partigiani, così e via dicendo. Comunque, questo è il Forte Geremia. Peccato che è tutto chiuso, ma a più tardi. Sto riscendendo dall'ex forte militare e sto andando a riprendermi il camper. Guardate qua quanto bel muschio, bellissimo, tutto questo verde muschio, vedete, molto molto bello. Va bene, torniamo a riprendere il camper e ci risentiamo più tardi. Ok ragazzi, ci siamo sistemati, abbiamo trovato un bel posticino per passare la notte. Nel frattempo sta scendendo la nebbia, vedete, ci siamo posizionati qua. Per questa notte staremo qui, così Nick può anche girare liberamente senza guinzaglio, non ci sono pericoli, e via. Adesso attaccheremo subito il riscaldamento in camper perché fa veramente freddo qui, e dunque ora ci siamo posizionati, vedete, e via. Nick sta correndo, si fa la sua uscita. Nick, vieni qua che c'è la strada di lì. Vai, vai su e via ragazzi. Tra l'altro sta scendendo la nebbia e dunque i pannelli solari ormai non caricano più, ma come batterie siamo messi bene, abbiamo un 85%, dunque va bene. Poi domani mattina speriamo che esca il sole e ricaricano le batterie e i servizi. Va bene, questo è un po' tutto il bosco circostante al camper e via. A più tardi ragazzi. Siamo ancora qui al passo del Faiallo, è andata via finalmente la nebbia, così posso farvi vedere bene il posto dove sostiamo questa notte. Vedete, c'è sempre comunque un sacco di vento, ma il posto merita veramente. Vi porto a far vedere il panorama che si vedono da qua, tutte le colline. Vedete? Guardate, spettacolare. Vedete? Tutte le colline. E qua dove ci siamo messi. Guardate. Qua è un'insegna dei percorsi che si possono fare, vedete, bellissimo. Ho
Ok, vieni qua, Nick. Uè, ragazzi, è mezzanotte, siamo qua ancora al passo del Faiallo, ci sono meno 3 gradi e in camper ci abbiamo 20 gradi, si sta discretamente bene, diciamo. Faccio questo breve video per augurarvi una buonanotte. Vedete qua intorno a me c'è tutto buio e ho dovuto accendere anche la luce esterna del camper, una delle luci esterne. Vedete, Nick è appena rientrato in camper perché anche lui ha fatto la pipì velocemente, poi è voluto rientrare perché probabilmente inceppavo, avrà avuto freddo anche lui. Comunque dai ragazzi, vi auguro di nuovo una buonanotte e al prossimo video. Il video lo divido in due parti e la prima parte del video finisce qua e poi farò una seconda parte del video. Continuate a seguirmi.